gli approfondimenti da noi svolti ci inducono a ritenere che la donna abbia colpito la bambina dopo averle messo in testa un sacchetto nero dell'immondizia. Questo perché sono stati rilevati dei fori su una delle buste vestite dal cadavere compatibili con le lesività ritrovate sul cadavere. Martina Patti, 24 anni, ha ucciso dunque sua figlia Elena Del Pozzo, 4 anni, mentre la bimba era dentro un sacco della spazzatura. Non volevo guardare, ha ammesso la donna. Dai primi risultati dell'autopsia e dagli accertamenti dei RIS di Messina nella casa di Masca Lucia, Catania, dove vivevano mamma e figlia, è emerso che Elena è stata uccisa sicuramente nel campo vicino alla sua abitazione, dove è stata poi ritrovata. La madre l'ha colpita con più di 11 coltellate, tutte sferrate, mentre la bambina era nel sacco. Di queste, solo quella che ha reciso i vasi della vena succlavia, nella parte superiore del torace, è stata letale. Poi l'ha nascosta in questa buca. Ma ricostruiamo le ultime ore di Elena. Domenica 12 giugno la bimba è dal papà e dai nonni e incontra anche la nuova compagna di suo padre, Alessandro Del Pozzo, che da tempo non vive più con loro, dorme a casa dei nonni che il lunedì mattina l'accompagnano all'asilo. Verso le 13:30 la madre la riprende, la porta a casa e dopo poco, secondo le sue dichiarazioni, insieme si dirigono al campo dove la piccola sarà uccisa. Subito dopo Martina rientra nella villetta, si lava e si cambia, come dimostrano le tracce ematiche riscontrate all'interno e valutate dai RIS come tracce portate dall'esterno. Poi verso le 16 Martina va dai carabinieri per raccontare la bugia del rapimento della figlia da parte di tre uomini incappucciati e solo la mattina di martedì scorso crolla e li conduce nel campo. Mai si è espressa in termini, diciamo, di pentimento rispetto a ciò che aveva fatto. La madre ha mai pianto? No, non si è mai mostrata in lacrime. Il movente per gli inquirenti è da ricercarsi nella gelosia verso la nuova vita di Alessandro. Martina Patti, in stato di fermo nel carcere di Catania per omicidio premeditato e pluriaggravato e occultamento di cadavere, deve ancora chiarire diversi aspetti di questa tragedia e dissipare i suoi tanti non ricordo.